Io vivo per lui e la grazia tua regnerà per sempre. Eterno amore per me, tu sei l'Alfa, l'Omega, l'inizio, la fine, Salvatore, Messia del mio, mi consigli pace, il principe, chi sei Signor, per te vivrò. Di pace il principe, tu sei Signor, per te vivrò. Di pace il principe, tu sei Signor, per te vivrò. Signore, quanto è bello dire che ameremo solamente te e canteremo solamente a te. Farlo veramente diventare la volontà massima della nostra vita, il fatto di amarti, di lodarti, di renderti la lode di cui sei degno, che sia veramente solo ed esclusivamente per te, che sia veramente un vivere la nostra vita per te. Qualsiasi cosa facciamo dalla mattina alla sera, che sia per te, Signore. Che senza questi pesi che ci portiamo addosso, che abbiamo già lasciato davanti a te, davanti alla croce stamattina, il nostro vivere leggeri non sia un vivere leggeri perché non abbiamo più il peso e quindi facciamo quello che vogliamo, anzi è esattamente l'opposto, è vivere senza pesi perché li abbiamo lasciati a te, Signore, ma al contempo sapere che la mia vita in questo momento è donata a te e che se io apro gli occhi al mattino è grazie a te. Se posso accostarmi al cibo, al pranzo, è grazie a te. Se posso andare a letto a cuor leggero sapendo che la mia famiglia è sicura, è salva, è perché ci sei te al nostro fianco, Signore. E che quindi la nostra vita è totalmente nelle tue mani. Può succedere qualsiasi cosa, può succedere che fuori c'è la tempesta, può succedere che ci travolga questa tempesta, che non sappiamo come gestirla, ma non siamo noi a doverla gestire, sei tu a dover entrare nella nostra vita, prenderci, tenerci al riparo e gestire te tutto quello che c'è fuori, Signore. Se camminerò nella notte, tu cammini con me. Il tuo amore mi salverà. E se mi perderò, so che tu il mio aiuto sarai. La tua mano mi coprirà. Io non ho paura, perché so che sei con me e perché tu sei con me. Chi temerò? Chi temerò? Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia, tu non mi lascerai mai. Quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Posso già vedere una luce che risplende per me, e più del sole mi scalderà. Il buio finirà e per sempre con te resterò.
non ho timore, avanti andrò. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei con me. Chi temerò, chi temerò? Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Posso già vedere una luce che risplende per me. Il buio finirà e per sempre con te resterò, per adorarti, per adorarti. Posso già vedere una luce che risplende per me. Il buio finirà e per sempre con te resterò, per adorarti, per adorarti. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, anche il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo, con le voci che grida al Signore ed egli mi risponde dal suo monte santo. Io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato, cioè che il Signore mi sostiene. Grazie Padre perché Tu sei intorno a noi, perché ci sostieni, ci proteggi, possiamo coricarci serenamente, perché possiamo affidare la nostra vita a Te. Ti ringrazio. Amen. C'è un inno che cantiamo in alcune occasioni, che dice sicura ma Cristo, la nostra vita è Te. E penso grande per un giorno che tu ci hai dato, quello di essere sicuri nelle tue mani, della nostra vita. Tu hai tutto sotto controllo. Ti ringraziamo per il grande sacrificio che hai fatto, ti ringraziamo perché ti prendi cuore di noi in ogni momento, e per questo motivo noi non dobbiamo temere nulla. La nostra vita ti appartiene, il nostro futuro ti appartiene, e questo è il grande privilegio che noi possiamo avere. Amen. Amen. Il prossimo inno che è Waymaker. Dice qualcosa che siamo abituati a dire, no? Il fatto che il Signore ci crei una strada davanti, no? Ma nel momento in cui Lui ci crea una strada, secondo voi, può essere una strada troppo complicata, troppo difficile da percorrere per noi? Se voi doveste creare una strada che porta da un punto A a un punto B, non cerchereste di farla più leggera, più facile,
non cercheresti di trovare magari il passo della montagna più basso per evitare la salita eccessiva? Soprattutto per persone che amiamo, non vorresti la cosa più semplice, la cosa meno onerosa per loro? Certo, un po' di salita serve, perché quella ti fa capire quanto è bella la discesa, ma al contempo, nel momento in cui crei una strada, effettivamente crei qualcosa di nuovo per l'amore che il Signore che ha per noi. Lui crea un cammino nuovo, un cammino di pace, un cammino d'amore, un cammino in cui Lui ha già costruito il percorso. Siamo certi che non c'è un ostacolo che non possiamo affrontare. Sappiamo benissimo che Lui è lì, pochi passi davanti a noi, che continua a creare questo percorso. E questo cammino è un cammino di luce. Siamo certi che nel momento in cui abbiamo il Signore al nostro fianco, noi camminiamo un cammino di luce. Sei qui, ti muovi tra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operi tra noi, adoro te, adoro te. Adoro te, adoro te. Sei qui, vite tu trasformi. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, ripari ogni cuore. Adoro te, adoro te. Tu sei fedele e miracoloso, apri il cammino, luce nel buio, mio Dio, questo è chi tu sei. Tu sei fedele e miracoloso, apri il cammino, luce nel buio, mio Dio, questo è chi tu sei, 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 questo è chi tu sei. Questo è chi tu sei, questo è chi tu sei, questo è chi tu sei. Tu sei fedele e miracoloso, apri il cammino, luce nel buio, mio Dio, questo è chi tu sei. Tu sei fedele e miracoloso,
miracoloso, apri il cammino, luce nel buio, mio Dio, questo è chi tu sei. Anche se non lo vedo ti muovi, anche se non lo sento ti muovi, non smetti mai, non smetti mai mio Dio, non smetti mai. Non smetti mai, mio Dio, anche se non lo vedo ti muovi, anche se non lo sento ti muovi. Non smetti mai, non smetti mai, mio Dio, non smetti mai, non smetti mai, mio Dio. Anche se non lo vedo ti muovi, anche se non lo sento ti muovi. Non smetti mai, non smetti mai, mio Dio, non smetti mai. Non smetti mai, mio Dio, anche se non lo vedo ti muovi, anche se non lo sento ti muovi. Non smetti mai, non smetti mai, mio Dio, non smetti mai, non smetti mai, mio Dio. Fedele, miracoloso, apri il cammino, luce nel buio, mio Dio, questo è chi tu sei. Tu sei fedele, miracoloso, apri il cammino, luce nel buio, mio Dio, questo è chi tu sei, 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 questo è chi tu sei. Questo è chi tu sei, questo è chi tu sei, questo è chi tu sei, questo è chi tu sei. Fedele, miracoloso, apri il cammino, luce nel buio, mio Dio, questo è chi tu sei. Tu sei fedele, miracoloso, apri il cammino, luce nel buio, mio Dio, questo è chi tu sei. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non se ne sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e per sempre. Amen. Sì, Signore, veramente la tua mano potente è sopra ognuno di noi, ci proteggerà in tutti i momenti, momenti gioiosi e momenti difficili. Tu sarai sempre alla nostra destra e di questo noi ti ringrazieremo e ti loderemo ogni giorno per tutti i giorni della nostra vita. Te lo chiediamo in nome santo e prezioso del nostro Gesù, nostro Salvatore. Amen. 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 Io, Signore, ti ringrazio perché tu sei la nostra ancora, tu sei la nostra salvezza, tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro liberatore, chi ci ha liberato dalla fossa dei leoni, Signore. Grazie per questo, grazie per
per il tuo amore che ogni giorno ci tiene per mano. Grazie per il tuo amore che ogni giorno ci tira su, ci fa alzare dal nostro stato di tristezza, e con il tuo amore dolcemente ci dici: io sono con te. Grazie per questa fermezza, abbiamo cantato prima. Davvero è meraviglioso sentire che tu ci segui accanto a noi e ci aiuti in tutti i momenti della nostra vita, di quello che facciamo giornalmente, oh Signore. Ci dai la forza, ci aiuti, ma gioisci anche con noi quando certe volte vediamo delle cose belle, tipo un arcobaleno, degli uccellini, la natura. Quella è la tua felicità che condividi con noi, oh Signore, perché l'hai creata te. Grazie per questo, grazie per tutto quello che ci doni ogni giorno. Grazie per la salute, grazie per la forza, grazie per l'amore, grazie per i tuoi abbracci, grazie per tutto quello che sei nella nostra vita, in ognuno di noi, oh Signore. Grazie perché tu sei la nostra forza, Signore. Grazie Gesù perché tu per amore nostro sei andato su quella croce, per amore nostro, Signore. Grazie per questo. Però tu non sei rimasto lassù, tu sei risorto e ci prendi per mano ogni giorno. Grazie per questo, Gesù, davvero. Ti voglio ringraziare e benedire nel tuo nome, Gesù. Amen. 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 Sicura in man di Cristo, sicura nel suo cuore, l'anima mia riposa all'ombra dell'amor. Dal cielo lei discende, un inno di vittoria, e parla della gloria che un giorno sua sarà. Sicura in man di Cristo, sicura nel suo cuore, l'anima mia riposa all'ombra dell'amor. Ansia sta, né tentazione fallo ivi la ferirà. Salva da te m'affanni dal dubbio che addolora, se ho qualche prova ancora, un po' di pianto ancora. Sicura in man di Cristo, sicura nel suo cuore, l'anima mia riposa all'ombra dell'amor. Rifugio del cuor mio, Gesù morì per me, fermo ogni rocca eterna, confido solo in te. Aspetto con pazienza, poiché è notte ancora, aspetto ormai l'aurora. Sponda inonderà, sicura in man di Cristo, sicura nel suo cuore, l'anima mia riposa.
sicura in man di Cristo, sicura nel suo cuore. L'anima mia riposa all'ombra avvicinarci al ricordo di Gesù che è morto per noi. Vogliamo ricordarlo come un padre di grazia, un padre che non ce n'è un altro come lui. È l'unico soltanto che può guarire le nostre ferite, è l'unico soltanto che può liberarci dai nostri pesi. Quindi non si può non cantare che è un padre meraviglioso. È un padre che non ce n'è un altro uguale a lui. Meraviglioso sei, chi è pari a te? Gesù, sotto il tuo puoi ristorare ed innovare il mio cuore. Meraviglioso sei per l'eternità. Ogni parte di me, meraviglioso sei. Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Io non desidero che te, io non desidero che te, io non desidero che te. 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 Io non
non desidero che te. Io non desidero che te. Meraviglioso sei. Per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, meraviglioso sei. Per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Meraviglioso sei. Meraviglioso Abbiamo cominciato questo culto parlando proprio di pesi che si lasciano davanti alla croce, pesi che l'amore infinito del Signore raccoglie senza troppo chiedere, no? Senza troppo pretendere. E io vedo questo momento di comunione col Signore anche un momento di riavvicinamento, quando i pesi ti schiacciano e decidi di lasciarli davanti alla croce. Non è che lasci i pesi e te ne vai, lasci i pesi e sai che c'è una comunione con Lui. Prendere il pane e il vino, oltre a essere semplicemente un simbolo che ci ricorda veramente del splendido amore di Dio, di Gesù, è anche un modo per poter guarire quelle ferite che molti di noi hanno nel cuore. Un momento di riavvicinamento. Non è un momento di cui essere degni, non sono degno e quindi non lo prendo. Anzi, esattamente l'opposto, non siamo degni e quindi prendiamo il pane e vino e ci riaccostiamo a Dio. Chiunque si senta in colpa, chiunque si senta distante dal Signore, prenda il pane e vino stamattina, perché è l'unico modo per risentirsi in comunione col Signore. È un dono. Pensate a voi donare qualcosa e vedere che viene rifiutato, che non viene piaciuto, solo perché non ti senti nel livello o degno abbastanza per accettare un dono. Un dono è un dono. Sta a noi accettarlo, anche quando sembra che non ne siamo degni, anche quando sembra che non siamo collegati al Signore. Il Signore ci dice chiaramente che questi due simboli
sono quella catena che ci lega a Lui. Non neghiamo a noi stessi questo legame, non neghiamo a noi stessi questo collegamento col Signore. Quindi vi invito stamattina veramente, proprio per questo Padre di grazia di cui abbiamo cantato prima, di queste guarite che devono essere, di queste ferite che devono essere guarite, devono essere lenite, devono essere di cui bisogna prendersi cura. Prendere questo pane e il vino stamattina proprio con la coscienza del fatto che non desideriamo altro che Lui, che anche quando ci sentiamo in difetto vogliamo rinnovare e ristorare il nostro cuore con questo patto che, come ha detto bene prima Samuela, ci lega a due capi con il Signore. Signore, grazie perché sei meraviglioso. È meraviglioso come tocchi la nostra vita, è meraviglioso come ci ami. Ed è meraviglioso il fatto che ci ami così come siamo, sbagliati, non degni, sempre perennemente a terra, sempre magari portatori di pesi di cui tu ci devi alleggerire, Signore. Ho lasciato davanti alla croce tanti pesi in questi anni, Signore. Ognuno di noi ha lasciato davanti alla croce tanti pesi. E puntualmente arriviamo davanti a Te con altri pesi sulle spalle. E mi viene quasi da dire che non impariamo mai. Ma Tu lo sai già. Tu lo sai già. E nonostante questo sei pronto a liberarci di questi pesi e invitarci alla Tua tavola, Signore. Chi siamo noi per rifiutare questo dono, per rifiutare questo momento di amore, di pace, di guarigione, Signore? Grazie, grazie per come sei, grazie per come ci fai sentire, grazie perché veramente possiamo essere ripieni di Te. Amen. Questo giorno dopo giorno Tu ce lo dici. Grazie Signore perché stare davanti a Te, vicino a Te, accanto a Te, è una sensazione davvero indescrivibile, meravigliosa, perché Tu ci dai quella sicurezza, Signore. Grazie, grazie per l'amore che ci dai ogni giorno e per quello che hai già fatto per noi e quello che farai ancora per noi. Grazie Signore Gesù, grazie Dio mio, perché Tu ci hai donato il Tuo Figlio salvando le nostre vite. Grazie per questa unione che ci hai riavvicinati a Te, Signore. Ti ringrazio davvero di cuore per tutto quello che sei nella mia vita e Ti chiedo perdono se tante volte siamo mancanti, siamo distratti, ci cerchiamo di farcela con le nostre forze, ma poi riconosciamo che solo Te, oh Signore, ci può aiutare. Grazie per questa certezza e grazie per tutto quello che continui a fare per noi, Signore. Perché un giorno tornerai e ci prenderai con Te, oh Signore. Grazie per questo. Ti presento anche le persone che ancora non Ti conoscono. Aiutale a riconoscerti, a sentire il Tuo amore, oh Signore. C'è tanta gente che ancora non Ti conosce. Aiuta questa gente a sentire il Tuo amore, Signore, perché Tu questo che stai aspettando, che la gente Ti riconosca e Ti cerchi, Signore. Ti ringrazio e Ti benedico nel Tuo nome, Gesù. Amen.
Mentre facciamo passare la raccolta delle offerte, che come sappiamo bene vanno anche a supportare quello che è il servizio delle missioni, mi piacerebbe chiamare qui davanti Rino, che ci porterà il messaggio che il Signore le ha messo sul cuore. Rino, come ben detto prima, oltre ad essere un gran messaggero del Signore, fa anche lavora per Compassion, lavora per questa missione che noi come Chiesa conosciamo molto bene e supportiamo ormai da tempo, sia in preghiera che dal punto di vista proprio economico, come quello che abbiamo fatto ora. Quindi vorrei prima iniziare pregando per Rino, per quel che il Signore ha messo sul suo cuore, che possa veramente arrivarci come anche edificazione di questa Chiesa. E poi a termine, se hai un pensiero particolare su quale hai piacere che la Chiesa preghi, magari ci mettiamo tutti insieme vicini e preghiamo tutti insieme. Signore, ti ringrazio per Rino, grazie per il viaggio che ha fatto, grazie perché è arrivato qua sano e salvo, e veramente ti ringraziamo perché tu chiami i servitori a servirti, ed è bello vedere persone che alla tua chiamata rispondono sì, eccomi. Questa chiesa è una chiesa che vuole dire sì, eccomi a te, Signore. Te l'abbiamo già detto più volte, abbiamo dichiarato fermamente che vuole essere una chiesa attiva, vuole essere una chiesa nelle tue mani, essenzialmente nelle tue mani. Bene, è veramente bello, Signore, vedere che la stessa cosa, nello stesso modo operi nelle persone che non fanno parte di questa piccola chiesa di Genova, ma allo stesso tempo fanno parte della grande chiesa che è la tua sposa, Signore. Siamo tutti uniti, siamo membra, come si dice, membra sparse, ma allo stesso tempo facente parte dello stesso corpo, Signore. Grazie per le benedizioni che ci dai, grazie per le benedizioni che dai nella vita di Rino, e veramente possano le tue parole confluire attraverso di lui e possano raggiungere il nostro cuore per la costruzione di questa chiesa e il suo futuro, Signore. Quel cammino di cui abbiamo parlato prima, che stai sciogliendo piano piano davanti a noi, Signore. Che sia un cammino dolce, che sia un cammino segnalato, che sia veramente un cammino illuminato da te. Nel tuo nome. Amen. Buongiorno a tutte e a tutti. Sono contento, ci vedo, grazie lo stesso, di essere qua con voi questa mattina. Non è una parola di circostanza, ma tra l'altro è anche un ritorno alla memoria importante per me, perché una delle primissime presentazioni che feci di Compassion fu circa 12 anni fa, proprio in questa chiesa, e quindi per me è un piccolo ritorno alle origini. Come avete sentito, mi chiamo Rino, vengo da Torino, quindi non è difficile abbinare città e luogo di provenienza. Ma come ho detto anche a Giorgia questa mattina, se volete proprio farmi felice, chiamatemi Rino del Torino, che è la mia squadra di calcio, ovviamente questo, perché provenendo da lì non si sa mai, può essere confusi. So di essermi fatto dei nemici, magari, però anche per questa fede si può combattere, questa fede calcistica. A parte queste sciocchezze, sono sposato da circa 27 anni, ho due splendidi ragazzi, ormai ragazzi, Elena di 21 anni, che sta facendo il secondo anno di università, e Stefano che ne ha 17, ultimo anno di liceo e ultimo anno come minorenne, poi a luglio sarà maggiorenne. Splendidi per merito della moglie, come potete immaginare e vedere, ovviamente questo è fuori di dubbio. Io per tanti anni, per tanti anni sono stato consulente aziendale, addetto nel controllo di gestione, ho lavorato per diverse aziende, soprattutto una mia e in precedenza per la grande distribuzione. Ma circa, come dicevo, 13 anni fa, 2010, sono stato per la prima volta ad Haiti. Avevo fatto già dei viaggi missionari per altre organizzazioni, anzi, quando ero ancora all'università, 20 anni circa, all'inizio della guerra dei Balcani, feci il volontario, immaginando di trovarmi semplicemente in uno scenario sì difficile. Mi trovai proprio invece in uno scenario di guerra, dove dormivamo nelle tende con i profughi e sopra le nostre teste passavano gli aerei di Milosevic che andavano a bombardare alcune zone della Croazia.
Quindi uno parte pensando di fare l'eroe e poi capisce che le realtà del mondo sono molto complesse. E quindi quello che dicevo, che il mio primo incontro con Compassion è venuto proprio ad Haiti, nel senso che Compassion mi aveva chiesto una mano semplicemente nella mia attività specifica di competenza, che era il controllo di gestione. Nel 2010 c'è stato il terribile terremoto di Haiti, voi avrete sicuramente forse memoria, in pochi secondi circa 6.000 persone sono morte, esattamente come sta succedendo adesso in Turchia e in Siria, ovviamente molto più amplificato in quest'area geografica in questo momento, ma a causa di strutture fatiscenti, edilizia molto precaria, molte persone per un semplice sisma muoiono, e muoiono in maniera massiva. E soprattutto con un'altra problematica, quella che si spera non capiterà in Siria, in Turchia, ma che purtroppo è prevedibile, che se in Haiti in pochi secondi sono morte 6.000 persone a causa del sisma, circa 12.000 sono morte a causa del tifo e del colera. Quindi proprio immaginare che la struttura di povertà è molto complessa e non è soltanto un fattore che incide sulla povertà. E quindi sono in Compassion semplicemente per gli occhi di un bambino. Io ero già sostenitore da lontano 1998 con mia moglie, con un bambino, anzi non avevamo ancora figli, avevamo già preso una bambina a distanza. Ma c'è stato in una chiesa, che in una località che si chiama Dalma, a circa 7-8 km da Port-au-Prince, la capitale, in questa enorme chiesa, immaginate un cortile esterno abbastanza ampio dove c'erano bambini che giocavano, correvano, si divertivano. Questa chiesa era circondata, questo cortile di questa chiesa era circondato da una griglia di metallo, esattamente una stessa classica griglia di metallo che vediamo nei nostri cantieri, e c'era un bambino che guardava gli altri giocare dentro. Questi occhi mi hanno espresso un punto di vista diverso sulla povertà. Pensavo che questo bambino si chiedesse un'unica cosa: perché io sono qui e loro sono là? E molte volte mi sono reso conto che forse la speranza, la possibilità di sperare qualche cosa, è sottile come una griglia di metallo. Pochi millimetri ti separano fra un'opportunità e una non opportunità. E se io all'università Scienze Politiche ci davano dei riferimenti, di povertà in termini numerici, fattori, cause e via dicendo, anche con l'esperienza, sentendo tante storie, tanti ragazzi che sono usciti dalla povertà attraverso Compassion, ti rendi conto che la povertà non è soltanto un indice economico. Vivo con meno di un dollaro al giorno, adesso un dollaro e 75, non ho una casa, non ho possibilità di accesso allo studio, tutti fattori estremamente importanti. Ma c'è un fattore che spesso noi dimentichiamo, che è quello forse principale dentro di noi. Il più povero fra i poveri non è colui che non ha nulla, ma colui che non può sperare nulla. È in una prospettiva completamente diversa. Tant'è che ci si può sentire poveri anche se abitassimo nel più alto grattacielo di Manhattan. E quindi vedete come la dimensione della speranza è una dimensione immateriale, non quantificabile. Noi nelle nostre economie siamo abituati a parametrizzare, a quantificare tutto economicamente, via dicendo. Questo valore non economico è il valore fondante della nostra dimensione, sia in Cristo, la speranza, ma soprattutto una dimensione esistenziale che ciascun uomo deve poter vivere dentro se stesso. Quindi la povertà non è più un fattore economico, ma è di possibilità. Già un filosofo, Amartya Sen, economista, anche premio Nobel per l'economia, l'aveva detto: la capability approach, la possibilità di approccio attraverso le tue capacità, le possibilità. La storia di questa mattina, poi vi darò un'appendice finale di Compassion, parte proprio da questo presupposto. Ho scelto questa storia semplicemente perché so che questa è una chiesa fortemente missionaria. Anche la famiglia Papini, il mio amico Andrea, ha lavorato per tanto tempo per le missioni. Missioni essere verso gli estremi confini del nostro pianeta, del nostro globo. La vostra chiesa, non soltanto Compassion, ma sono veramente contento di questo, sostiene diverse missioni. E quindi la storia di questa mattina l'ho voluta intitolare proprio Storie di confine e capacità di sconfinare. E vorrei leggere insieme a voi Matteo, il capitolo 15, leggeremo insieme dal verso 21 al verso 28.
Quindi per chi volesse seguirmi in analogico digitale, cartaceo o tablet o smartphone, leggeremo insieme Matteo 15 dal 21 al 28. Ed è una storia molto particolare, una storia che è ripetuta anche in altri sinottici, con sfumature diverse ma altrettanto interessanti. Matteo 15 da 21 al 28 dice così: partito di là, Gesù si ritirò nei territori di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregarono dicendo: Maestro, mandala via, perché ci sta gridando dietro. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo: Signore, aiutami. Gesù rispose: non è bene prendere il pane dei figli e buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: donna, grande la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi. E da quel momento fu guarita. Questa storia spesso viene raccontata, celebrata, ricordata, anche studiata, credo per due fattori innanzitutto. Il primo è l'insistenza e la forza della preghiera. E tra l'altro è similare alla storia di un'altra donna contenuta nel Vangelo di Luca, soltanto nel Vangelo di Luca. La donna col giudice iniquo, anche qua una figura femminile che insiste per ben tre volte affinché un giudice iniquo, ingiusto, le possa fare ottenere ragione. E qua vediamo una stessa immagine, una donna che insiste, guardate caso per tre volte, anche per ottenere quello che le sta più a cuore. Quindi generalmente noi la prendiamo come esempio del valore della preghiera, dello stare davanti a Dio, dell'insistenza, dell'intercessione, vi dicendo. Questa mattina vorrei dare una prospettiva e, come dire, canalizzarla verso un altro aspetto. Anzi, direi verso due aspetti diversi. Innanzitutto noi siamo circondati in questa narrazione da figure maschili e da unica figura femminile. E vorrei che questa mattina non ci concentrassimo sulle figure maschili, Gesù e i suoi discepoli, ma concentriamoci sulla figura femminile, che a noi sembra marginale, sembra essere di supporto alla storia, ma non è così marginale, è centrale per diversi aspetti. Quindi non soltanto immaginiamo la storia di questa donna, ma entriamo nella dimensione emotiva di questa donna, che secondo me è estremamente particolare e singolare come narrazione. Vorrei ripercorrere il perché l'ho chiamata storia di confini. Innanzitutto perché, forse qua non ce ne rendiamo conto, magari ad una prima lettura, noi siamo davanti non soltanto a un confine geografico. Gesù va verso nord, ai confini con Tiro e Sidone, che vorrei ricordare non è più la Galilea, è fuori territorio, è nel territorio del Libano, dell'odierno Libano, quindi in territorio dove c'è un'altra lingua, un'altra cultura. È un po' come se Gesù da Genova andasse verso oltre 20 miglia, è uno sconfinamento di carattere geografico ed è il primo che percepiamo. Ma qua dentro ci sono altri due sconfinamenti importanti. Innanzitutto c'è uno sconfinamento anche di carattere religioso. Questa donna era cananea, quindi di origine pagana, politeista. E questa donna si avvicina ad un uomo straniero, implorandole, non alle proprie divinità, ma a qualcun altro di completamente estraneo, di poter rispondere a una sua esigenza profonda. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio, gravemente malata, mettiamola come vogliamo, è una situazione limite nel quale la medicina non può fare assolutamente nulla. Ora, anche noi abbiamo una medicina che ha fatto enormi progressi, ma ci sono sempre dei limiti anche in questo caso, dei limiti nei quali la medicina non ha ancora raggiunto la risposta specifica a quel problema. Ecco, immaginiamo che questa donna, qualsiasi esso sia il problema, era in una condizione limite. Ed essere in una condizione limite significa essere in una condizione di stress profondissimo. Quindi questa donna incontra, Gesù sconfina, ma soprattutto Gesù incontra una donna pagana. E voi sapete che culturalmente ai tempi di Gesù un giudeo
non avrebbe mai potuto incrociare un pagano. Tra l'altro i pagani venivano chiamati cani, ecco perché questa espressione di Gesù, ma non è bene prendere il pane ai figli. Quindi sconfinamento geografico, sconfinamento di carattere culturale e linguistico, ma c'è un terzo tipo di sconfinamento che riguarda proprio questa donna, che a noi di nuovo sembra poco percepibile, perché viviamo in un contesto culturale completamente diverso. Questa donna fa uno sconfinamento di genere, uomo-donna, che al tempo di Gesù non era così facile. Ricordate un altro passaggio biblico? Giovanni capitolo 4, la donna al pozzo. Lei era samaritana. E lei stessa, se ricordiamo queste parole, diceva: come mai tu che sei giudeo parli con me che sono donna e sono samaritana? Quindi nel Vangelo di Giovanni sono presenti questi altri due sconfinamenti, geografico, culturale e soprattutto religioso e soprattutto di genere. Quindi dentro questa storia ci troviamo proprio, come dire, al confine di tutto, al confine che separa ontologicamente, naturalmente ogni uomo, da me all'altro. E la nostra cultura umana, allora come oggi, è abilissima a creare confini, a creare quelle delimitazioni che in qualche maniera identificano te rispetto all'altro. E noi sappiamo che i confini possono essere diversi, non soltanto di carattere culturale, geografico. Pisani e Livornesi, immaginate un po', pochi chilometri e c'è, adesso non so se a Genova c'è una conflittualità tale, anche, no? Quindi esistono da tutte le altre parti. Identifichiamo magari la persona ricca e la persona povera, in base a che cosa? A un parametro di reddito, il che non è significativo, che chi può essere ricco materialmente può sentirsi estremamente povero dentro, e viceversa. Oppure, qualche volta anche noi, credenti e non credenti, anche se poi è difficile poter determinare chi sia realmente credente o non credente, e che cosa veramente alberghi nel cuore di un'altra persona che magari non ha fatto la nostra stessa esperienza, che magari è in cammino. Però vedete che noi nel linguaggio comune, non è che sia sbagliato, ma è un punto di riflessione, creiamo sempre dei punti di distinguo, qualche cosa che identifica me rispetto agli altri, la mia cerchia di prossimità rispetto ad un'altra cerchia di prossimità. E in questa storia, come vi dicevo, dovremmo accorgerci dell'enorme forza di questa donna. Questa donna straniera, pagana, non appartenente alla stessa tribù di Gesù e dei suoi discepoli, va davanti a quest'uomo, che non avrà mai visto prima in vita sua, posso supporre, si inginocchia e chiede ed esprime tutto il suo dolore. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Voi sapete che la malattia non incide soltanto pesantemente su chi la vive. Immaginiamo quando i nostri figli sono stati malati oppure persone care a noi malate. La malattia la percepiamo in parte anche noi. Non la percepiamo fisicamente, ma non credo meno pesantemente perché la percepiamo emotivamente. Ad esempio, nella mia famiglia è successo che mia suocera ha avuto un grosso problema di Alzheimer. Io l'ho conosciuta in una maniera. Verso la fine della sua vita era un'altra persona. Non era gestibile. E immaginate quello che significava per lei non riconoscere più il suo mondo esterno. I confini della nostra mente non possiamo saperli, non sappiamo quanto percepiamo o non percepiamo. Anche lì è un confine della scienza, la nostra mente. Ma quello che noi percepivamo è che non potevamo più portarla al mare con noi, come facevamo, portarla a fare la spesa. E immaginate questa donna che non poteva portare sua figlia dove voleva. Infatti la narrazione ci dice che sua figlia non era con lei. E quindi questa donna ha vissuto già un primo distacco verso sua figlia. Lasciarla a chi? Forse al padre? Perché questa donna, tra l'altro, si trova da sola, femminile, davanti a tutto un mondo maschile. E anche questo, credo, non sia stato facile per lei. Perché, ovviamente, una donna sola è sempre al tempo di Gesù, ma forse anche fino a 60-70 anni fa, nella nostra Italia, era sempre oggetto di pregiudizi.
Ritornando a quella donna di Giovanni capitolo 4, come mai andava sola al pozzo? Io sono stata sposata con 5 uomini e adesso quello che è con me non è più mio marito. Immaginate lo stigma sociale. Ancora oggi pervade questo, soprattutto nella dimensione femminile. Stigmi negativi. Quindi questa donna si trova da sola davanti a un mondo completamente maschile, ma con un unico desiderio: che sua figlia possa essere guarita. E qua veniamo anche ad un'altra dimensione interiore di questa donna. Questa donna si umilia, si inginocchia, spiega per filo e per segno tutto il suo dolore, ma cosa fa Gesù? Non risponde. Sapete che è molto peggio una non risposta che una risposta negativa? La risposta negativa presuppone già una relazionalità intrinseca. Io chiedo, rispondi di no. Quindi vuol dire che hai capito il mio problema, presumibilmente non ti senti in grado, non vuoi rispondere, mettiamoci quello che vogliamo, però c'è una controrisposta. È molto più duro andare davanti e non essere ascoltati. Essere addirittura completamente ignorati. Primo. Ricordate i 3 sconfinamenti? Primo rifiuto. Il secondo, non soltanto Gesù non ha mostrato empatia, ma addirittura i suoi discepoli hanno dimostrato non soltanto mancanza di empatia, ma anche disturbo. Mandala via. Immaginate di esternare il vostro più profondo dolore ad una persona e questa persona, uno, non vi risponde, e l'altro addirittura vi dice, ma mandala via, non mi interessa il tuo problema. Anzi, mi è proprio di fastidio, di noia. Mandala via. Allontanala, tra l'altro con un'incapacità credo infantile da parte di questi discepoli neanche di rispondere loro direttamente ad un'azione di fastidio. Hanno dovuto far rispondere chiedere al suo maestro di dire mandala via. Secondo rifiuto. Questa donna mostra un carattere incredibile, veramente, perché dimostra quella parola che ormai è entrata nel lessico comune, che viene chiamata resilienza. Quella capacità di poter affrontare le difficoltà piegandosi e non spezzandosi. Un equilibrio molto delicato, perché questa donna dentro di sé era sicuramente già spezzata di suo per la situazione della figlia. Gesù non risponde, i suoi discepoli li mandano via. Gesù, questa donna, riesterna il suo problema. E Gesù dice, io sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Questa donna avrebbe potuto rispondere, bene, allora se sei mandato le pecore perdute della casa di Israele, che ci fai qua? È come se un genovese dicesse ad un savonese, sono venuto a portare il Vangelo in Genova, allora che ci fai qua? Vai fuori, tornatene a casa. Invece questa donna non risponde, anzi addirittura ad un'altra espressione molto più forte e più colorita, dove dice che il pane dei figli non può essere buttato ai cagnolini, ritornando al concetto di prima, che il cagnolino non è l'animale che noi amiamo, anche io ho un cane a casa, che coccoliamo, che apprezziamo, il mio cane purtroppo è soltanto bianco-nero, ma vabbè, questo vuol dire che lo devo catechizzare. Ma il cagnolino al tempo di Gesù era un animale impuro, era un animale che stava nelle campagne, non stava con l'uomo. Quindi questo pane dato ai cagnolini significava che io non posso dare qualcosa di prezioso alla dimensione impura. Questa donna invece questa terza risposta negativa, non risposta, mandala via, non posso dare, rispondere ai tuoi bisogni, perché non posso dare ciò che è mio agli altri, questa donna dice, è vero, Signore, ma anche i cagnolini mangiano delle briciole. Vedete, la forza di questa donna è una forza di resilienza, una determinazione importante. Non mi importa se tu non rispondi, non importa se i tuoi discepoli mi dicono di andarmene via, non mi importa se per te sono un cane, io voglio un'unica cosa, che questo mio enorme problema, la mia unica in questo momento fonte di dolore profondo, che è mia figlia, possa avere una risposta. Ecco, io voglio dirvi una cosa, proprio di cuore.
esegeticamente parlando, anche in termini proprio di approccio al testo biblico. Quando Gesù dice, donna grande la tua fede, che sia fatto come vuoi, in che cos'era la sua fede? Sì, noi diciamo Gesù, il figlio di Dio, eccetera, eccetera. Ma davanti a tre risposte negative, la sua fede in che cosa sia stata riposta? Ecco, io trovo in questo passaggio biblico un parallelo. E anche qua vorrei, come dire, dare un valore alla parola fede che possa essere estensiva. Le parole, come voi sapete, il linguaggio può essere comprimente nel momento in cui definisco una cosa, un oggetto, una lampada, ma anche estensivo, luce. Quindi quando io parlo di luce posso parlare di una luce interiore, di una luce fisica dettata dall'elettricità, da una illuminazione la cui radice è sempre luce. Quindi vedete come le parole possono essere, come dire, regolatrici di oggetti, oppure comprimibili in termini molto stretti, come possono avere delle valenze estremamente ampie. E vorrei dire che questa parola fede, da parte di questa donna, forse non era una fede in Dio, non lo conosceva Yahweh presumibilmente. Forse poneva, razionalmente, potrei dire che poneva fede semplicemente in quest'uomo che avrà sentito come guaritore. Magari non avrà avuto neanche nessun afflato religioso nella sua vita, non lo sappiamo. Forse non era neanche una praticante, o forse perché essendo politeista erano abituati a tante divinità e quindi la prima che capitava poteva andare bene. Ma questa parola fede per questa donna in senso estensivo è semplicemente determinabile da una unica grande parola, anch'essa, come si suol dire, polisemica, con diversi significati, che è la parola amore. La parola amore è una parola altamente inflazionata. Si può dire amo il calcio come amo la pasta asciutta, come amo mia moglie come amo. Quindi vedete, in italiano, nella nostra lingua, può essere utilizzata diverse cose estremamente differenti. Io non posso dire di amare la pasta asciutta come posso amare una persona a me cara, ovviamente. Quindi vedete quanto può essere estensivo il concetto di amore, quanto può essere più o meno profondo. Io credo che il grande dono di questa donna sia stata quella, la capacità di amare sua figlia incondizionatamente. E questo amore le ha permesso di fare un passo oltre, di andare oltre i suoi confini e di permettere attraverso la sua storia di raggiungere i confini delle altre persone, delle persone che le stavano intorno. E non solo, visto che questa narrazione non è così centrale nel Vangelo, ma è stata ripetuta anche nel Vangelo di Marco, ci dà una chiave di lettura di quanto la Chiesa, e qua viene un'applicazione pratica per ciascuno di noi, deve sapere essere qualcosa che sa andare oltre i confini. Attenzione. Io mi rendo conto che dicendo questa cosa presumibilmente voi pensiate subito a Compassion, i confini geografici, porte aperte, al di fuori i confini geografici. Vorrei dire una cosa che è frutto magari della mia esperienza, quindi può essere controvertibile, discutibile e sono aperto ad ogni vostra riflessione. Ma i confini peggiori spesso sono dentro di noi, dentro la nostra testa. Sono quei confini che non mi permettono di guardare l'altro, ecco il cuore di questo incontro tra Gesù e la donna samaritana. Quel confine che mi fa percepire meno importante il bisogno dell'altro rispetto al mio, che poi si traduce in egoismo. Quel confine che mi può dire, beh, come qualche volta viene detto anche in chiesa, faccio del bene prima ai fratelli e poi viene l'altro. Oh, è vero, applicando un passaggio di Giacomo, sicuramente fate del bene prima a quelli di casa vostra e poi agli altri, sicuramente importante, ma che non possa essere poi un elemento giustificativo, perché spesso anche con la Bibbia possiamo utilizzare pesi e misure differenti. Per cui quello che è l'altro semplicemente significa per me un disimpegno, è troppo distante, è un problema troppo grosso, non mi tocca e lo allontano. Oppure, peggio ancora, come è successo per i discepoli, non voglio che il problema di questa donna mi tocchi, quindi Signore allontanala da me. Quindi vorrei dire che la grande sfida per noi esseri umani è sempre quella di poter entrare nel riconoscere i nostri confini, dove noi abbiamo posto dei nostri confini, e aprirci
all'ampiezza del miracolo. Perché in fondo poi Gesù le disse: donna, grande la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi. E in quel momento fu guarita. Il lieto fine, quando noi apriamo i nostri confini, è sempre di Dio, non è nostro. Lui apre innanzitutto i confini della nostra mente, ci permette di raggiungere altri confini, e il frutto di questa apertura è il vero miracolo di Dio, che principalmente apre un miracolo dentro la nostra vita. Perché quello che noi chiamiamo peccato formalmente ha un'unica ragione, che è, come dire, la matrice, il nucleo di ogni forma, tra virgolette, di peccato, che è il nostro ego. È l'amplificazione del nostro ego che ci permette di guardare noi rispetto agli altri, di pensare a noi rispetto agli altri. È l'amplificazione del nostro ego che in qualche maniera ci permette di essere violenti verso l'altro. La manifestazione del nostro ego nazionalistico, se pensiamo a un'altra area geopolitica, che dice: tutti devono ragionare come dico io, e se non lo fate uso le armi. Non è un'esaltazione dell'ego individuale, nazionalistico e via dicendo, e spesso noi ci identifichiamo spesso con questi due parametri. Bene, io vorrei chiudere qua la mia riflessione sperando di aver lasciato qualche punto, qualche spunto di riflessione, e la storia di questa donna cananea mi ispira profondo coraggio e ci insegna come magari figure marginali, chi è che si ricorda una donna cananea nella Bibbia, invece diventano centrali perché sono il fulcro di tante cose. E vorrei dire che anche nei paesi in cui noi operiamo, le donne sono i maggiori fattori di cambiamento nei loro contesti sociali. Questo è un dato dell'organizzazione dell'ONU e anche dell'UNICEF, dove si sviluppano progetti di microcredito al femminile. Questo è un dato statistico ufficiale, quindi non è che lo stirando fuori io. Per ogni dollaro investito nella economia al femminile produce $1.75 di reddito, quindi copertura del debito e il 75% in più di produttività. Nel microcredito, per ogni dollaro investito nell'economia al maschile produce $1.30. Perché le donne sono maggiormente responsabili verso il proprio contesto sociale, si sentono molto legati sotto un profilo di responsabilità verso i figli, e soprattutto avendo molte meno opportunità del genere maschile, anche nei contesti più poveri, si sentono, come dire, che quella è l'unica chance, e quindi investono tutto se stesse. Senza dimenticare che oggettivamente, questo è un dato statistico, ma senza piaggeria verso il sesso femminile qua presente, ma ripeto, non è, sono fonti mie personali, ma dati ufficiali, gran parte delle donne funzionano molto meglio a scuola dei maschietti, anche a livelli medio-alti. Ed è c'è un paradosso che non si capisce come mai l'imprenditoria e spesso gli ambiti manageriali hanno invece una disparità così importante ancora tra genere maschile e femminile. A me piace sempre portare la Bibbia sotto anche un profilo di attualizzazione dei concetti per non far sì che rimanga una storia lontana. Voglio raccontarvi l'ultimissima cosa e poi concludo qua veramente. Questa storia è dentro due moltiplicazioni dei pani. Nella prima moltiplicazione dei pani, a Matteo capitolo 14, quindi vedete, giriamo la pagina e la troviamo subito, Gesù si trova in Galilea, ha 5 pani e 2 pesci, sfama 5.000 persone e avanzano 12 ceste. Nella seconda moltiplicazione dei pani, che nel capitolo 15, quindi subito dopo, Gesù si trova nella Decapoli, quindi in territorio straniero, Decapolis, area di influenza greca, ci sono 7 pani, pochi pesciolini, sfama 4.000 persone e avanzano 7 ceste. Anche la collocazione di questa narrazione non è così casuale. Nel primo racconto Gesù si trova in Galilea, quindi nel suo territorio. Gesù è galileo. Ci sono 5 pani, 5 è il numero della Torah. Questa è una considerazione che ha fatto un famoso esegeta italiano che a me è piaciuta moltissimo, quindi ve la rivendo come l'ho letta. Ci sono 5 pani, il 5 per gli ebrei è il numero della Torah, Genesi, Esodo, Numeri, Levitico e Deuteronomio, quindi il cuore della legge. 2 pesci, Giuda e Galilea. Voi sapete, dopo Salomone il regno si è spaccato in due. Gesù sfama 5.000 persone, quindi vedete 5, il numero 5 che è la Torah con la sua amplificazione, moltissimi. Il 1000 nella Bibbia significa molto,
mille anni, moltissimi anni. Non è un tempo determinato fatto da un 1 e 3 zeri a seguito, è un tempo indeterminato, lungo, ampio, e anche qua moltissime persone, 5.000 persone. E avanzano 12 ceste in Galilea, 12 è il numero delle tribù di Israele. Invece Gesù si trova nella Decapoli, Decapolis, quindi in area mista, greca, è un po' come a Nizza, dove si parla più francese, un po' italiano e viceversa, forse 20 miglia, ecco, per intenderci. Gesù si trova nella Decapoli, ci sono 7 pani, 7 è il numero della perfezione, guardate caso dove c'è l'imperfezione, lingue miste. Ci sono pochi pesci, qua non ce ne sono due, pochi. Pochi esattamente come potevano essere le culture intorno a noi. Pochi possono essere due se siamo in 6, sono pochi, ma possono essere anche 1.000 se siamo in 1.000.000, è poco. Quindi poco è sempre un numero indefinito in questo senso, ma ovviamente identifica non soltanto due nazioni, due realtà, Giuda e la Galilea e la Giuda, ma tutte le nazioni intorno a Israele, quindi tutta quell'area indefinita di lingue e culture siriane, anatoliche, piuttosto che egizi, piuttosto che arabe. Immaginate il giorno di Pentecoste a Gerusalemme, quante popolazioni sono narrate. Ci sono 4.000 uomini, non sono più 5.000 ma 4.000. Voi sapete che 4 è il numero un po' del castigo, i 40 giorni di Noè nell'arca, i 40 giorni di Mosè prima di ricevere la legge, 400 anni di 40 anni di peregrinare nel deserto, 400 anni di schiavitù, quindi 4 i suoi multipli. Non è numerologia, il Superenalotto è stato già stravinto, quindi non potete giocare, non ce ne possiamo più giocare, però è un'indicazione biblica, e avanzano 7 ceste, di nuovo alla perfezione, nell'imperfezione. E quindi vedete che anche questa storia di moltiplicazione dei pani è anche questa una storia di confini, Decapoli e Galilea, città di una cultura e non dell'altra. E l'unica riflessione che mi viene in mente da fare è che se noi ci apriamo, con un enorme sforzo, perché non è facile, ci sarà sempre pane per tutti, per la Galilea e per le nostre Decapoli. Ed è l'augurio che vorrei rivolgere alla vostra Chiesa di essere benedizione, per voi internamente innanzitutto, questo sicuramente, ma per tutti i progetti sociali, culturali, che vi apriranno alla città di Genova. E come sappiamo, tendenzialmente le città di mare sono sempre città multiculturali, vero? Io vi dico grazie. Posso passare il video oppure? Sì, sì, sì. Ah, ok. Facciamo vedere il video, sì. E poi rimani qui davanti, così dopo. Va bene, grazie. Modo di pregare per te. Allora vorrei chiedervi, questa mattina vi porterò in India, e soprattutto con la testimonianza di un ragazzo, Gianni Alan, che in questi giorni, proprio in Italia, abbiamo avuto un evento in Torino, ne abbiamo oggi una a Modena, ieri sera era a Prato, ed è la testimonianza, come potete vedere, di una povertà che non è soltanto dettata da un fattore di contesto sociale, ma soprattutto interiore. Chi è povero innanzitutto si sente senza speranza, ed è una sfaccettatura diversa che vorrei darvi alla povertà. Pregherei di avviare il video. In questi giorni, quindi abbiamo provato anche i confini culinari. L'unica pecca che ha definito la cucina indiana è molto migliore di quella italiana, però ovviamente lì abbiamo potuto non confermare. Ok, se va avanti il video, ok.
Mi chiamo Jani Alam, nato e cresciuto a Calcutta, India. Vengo da una baraccopoli di 10.000 abitanti. C'erano solo due bagni e una fontana. I problemi di Calcutta sono enormi. 1,5 milioni di persone che vivono nelle baracche, intrappolati dal ciclo vizioso della povertà. Ma il cambiamento è possibile, ne sono certo perché mi è successo. Nella baraccopoli si vive come in fondo a un pozzo. Il mondo esterno è come se non esistesse. Da bambino mi guardavo attorno, vedevo solo persone affamate e malate. Non potevano far nulla per cambiare la loro situazione. Quando pioveva, la città e il nostro quartiere si allagavano. Sono cresciuto circondato da malattie come malaria, infezioni e dissenteria. Ho perso amici a causa di queste malattie. Alcuni credono che povertà è solo mancanza di risorse o di cibo. Ma non è solo quello. Povertà vuol dire non avere speranza né forza. Vuol dire aver paura di poter sognare. Un giorno per me e la mia famiglia tutto cambiò. Mio papà venne a sapere di alcune persone che aiutavano i bambini della baraccopoli. Mi portò lì e venni sostenuto tramite Compassion. C'erano tante attività. Cantavamo, giocavamo ed era un ambiente felice. Ci sentivamo davvero amati. Ogni giorno ricevevamo cibo nutriente e lezioni fondamentali per la vita, per aiutarci a essere liberi dal ciclo della povertà. Non ho mai incontrato il mio sostenitore, ma mi scriveva costantemente. Mi voleva bene, pregava per me, mi pensava, mi chiedeva della mia famiglia. Facevo dei piccoli disegni per lui e gli scrivevo, chiedendo come fosse il suo paese. E lui mi raccontava che d'inverno c'era la neve. Qua a Calcutta non nevica mai. Nel tempo abbiamo sviluppato una relazione che mi faceva sentire amato e speciale. Sono stato il primo bambino della baraccopoli ad andare a scuola. Questo mi ha dato la forza per fare la differenza nella mia vita e in quella della mia famiglia e delle persone intorno a me. Ricordo molto bene il giorno in cui insegnai ai miei genitori come scrivere il loro nome. Solitamente dovrebbe accadere il contrario. Stavo studiando per ottenere il diploma quando mio papà si ammalò gravemente di malaria. Dopo pochi mesi morì. Fu un periodo difficile per la mia famiglia. Avevo paura. Pensavo di smettere di studiare e iniziare a lavorare per aiutare la mia famiglia, ma il mio sostenitore mi scrisse che Dio avrebbe provveduto ai miei bisogni e mi avrebbe protetto e che avrei potuto continuare negli studi. Grazie a Dio, riuscì a ottenere i voti migliori della scuola e Compassion mi diede l'opportunità di studiare fino all'università. Ho studiato economia e commercio all'Università di Calcutta. Dopodiché ricevetti un'offerta dall'Università di Manchester e nel dicembre 2014 ottenni un master in commercio internazionale. Quando penso al mio passato sono grato a Dio per ciò che ha fatto nella mia vita e sono emozionato perché credo che mi abbia chiamato a fare la differenza nella vita degli altri. Oggi anche io sono un sostenitore. Sostengo una bambina che vive in una baracca fatta di vecchi tubi di cemento. Non vedo l'ora di poter scrivere alla bambina che sostengo, investire nella sua vita e stare al suo fianco per aiutarla a essere libera dal ciclo della povertà. Il mio sostenitore ha trasformato la mia vita. A essere sincero, mi spaventa pensare come sarebbe stata la mia vita e dove sarei ora se quel giorno non avesse scelto di aiutarla. Di Jani Alam è significativa e mi ha aiutato e mi aiuta a comprendere come la povertà non sia soltanto un fattore economico, contrariamente a quello che
appunto era stato il mio percorso di studi, di formazione. E io vorrei ringraziare in maniera particolare tutti i sostenitori del Bambino a Distanza. Dicendovi questo, che io potrei dirvi quanto può costare un paio di scarpe in Bangladesh, piuttosto che so, mandare un bambino a scuola in Perù, o che posso dirvi magari un percorso universitario in un determinato paese. Potrei quantificarvi economicamente tutto questo perché rientra in un bilancio. Ma c'è qualche cosa che io non potrò mai quantificarvi. Quanto posso far valere il fatto che un bambino che vive in una condizione come questa possa sperare un futuro diverso? Un dollaro? 10 dollari? 1000 dollari? Quanto può valere il fatto stesso che un bambino possa sognare di uscire fuori dalla baraccopoli e un giorno vivere in un contesto diverso? Sapete, quando sono stato a Matare, in una delle più grandi baraccopoli del Kenya, proprio a Nairobi, la capitale, noi camminavamo in quella baraccopoli ed erano le stesse immagini. Alzavamo gli occhi, vedevamo i grandi grattacieli di Nairobi. E soprattutto ci c'era da chiedersi perché alcuni sono qua e gli altri sono lì. Sapete, abbiamo accompagnato un bambino per la prima volta nella sua vita al centro commerciale. Il centro commerciale dista circa un chilometro dalla sua baraccopoli. Cioè tu attraversi la strada, da un lato c'è la baraccopoli, dall'altra parte c'è il campo di golf, le sedi delle ambasciate e i grandi centri commerciali. Era un bambino di un nostro sostenitore, non aveva mai visto quello che era a un chilometro da casa sua, perché i suoi genitori non potevano accompagnarlo, non avevano soldi, dormivano per terra con una sorta di materasso molto lungo. E questo bambino di 8 anni non era mai stato a scuola prima. E attraverso un programma di Compassion lui è iscritto alla prima elementare a 8 anni. E gli avevamo chiesto che cosa voleva. Sapete, questo bambino di 8 anni, che non ha mai ricevuto nulla, pensavamo che scegliesse un pallone, che sappiamo che sono qualche cosa, uno zaino, aveva scelto di comprare un paio di scarpe per la sua sorella. E questo ti fa rendere conto come la dimensione della speranza e del generare speranza è il valore aggiunto. Quindi noi possiamo dire sì, diamo 29 euro al mese per sostenere un bambino con la distanza, ma il suo impatto nella sua vita sta in Gianni Alan. È impressionante. Soprattutto perché Gianni Alan oggi ha una fondazione in collaborazione con Compassion che aiuta bambini di strada proprio in Calcutta. Quindi quel dono di 29 euro al mese si è implicato in qualcosa di incredibilmente più ampio. Ed è quello che state facendo voi come sostenitori, per cui quello che voi date come impatto sociale è molto molto più ampio ed è incalcolabile, soprattutto dalla possibilità di una persona di sperare un futuro diverso. Io vi ringrazio. Perché volessi anche sostenere un bambino a distanza, non ci sono dei bambini più urgenti, noi possiamo lasciare una scheda di contatto, se per caso non c'è il vostro marito, il vostro moglie, se volete venire a parlare a casa, compilate solo con la scheda di contatto, con un cognome, un cellulare, un email, un indirizzo di casa, e poi verrete richiamate semplicemente dai vostri volontari. Sì, la cosa che toccato veramente è una frase che hai detto, no? Per la donna cananea quello lì era l'unica chance, era l'ultima chance, l'unica possibilità. Parliamo di una donna pagana che avrà probabilmente pregato tutti gli dei possibili immaginabili della sua conoscenza, ma nessuno le ha risposto. E c'è un passo di questo verso che abbiamo letto oggi che dice proprio: uscì fuori e gridò. Questo è l'animo, secondo me, di chi veramente non ha niente da perdere e si lancia in mezzo a una piazza e grida. Anche lì un'altra barriera probabilmente sociale, no? Infatti tanto è vero che i discepoli un po' ne furono contrariati. Nel momento in cui non hai niente da perdere, gridi come non hai mai fatto in vita tua, gridi perché è l'ultima chance, l'unica chance. E quindi vediamo veramente in quest'opera del Signore, in Compassion, questo grido di,
di aiuto. E se tocca il nostro cuore non possiamo fare altro che rispondere. Vorrei veramente che pregassimo per Rino, se possiamo alzarci tutti, se volete venire anche un po' più avanti. Hai qualche cosa particolare sul quale, per il quale vuoi che preghiamo per te? Sì, io ho legato la mia vita al fatto che i bambini siano liberati dalla povertà. Pregate, io ho tutto, grazie a Dio. Non mi manca nulla, non è tantissimo, però non sono ricchissimo. Ma voglio che sempre più bambini siano liberati dalla povertà. Questa è la preghiera più importante per la mia vita. Ok, due o tre preghiere e poi andiamo avanti con il nostro programma. Chiediamo di aiutare noi adesso a guardare oltre la rete, a guardare coloro che sono lì che aspettano, poterli portare a te. Chiediamo di far cadere in noi quelle diffidenze di cui noi siamo padroni, purtroppo, e aiutaci ad aiutare gli altri, aiutaci ad aiutare gli altri in ogni momento della nostra vita. Grazie, amen. Amen. Quello che fa conversione è pensare questa separazione tra i poveri, queste baraccopoli, queste situazioni così tremende che ci sono di qua e che quantacenti che ci sono. Quindi quello che io ti chiedo è di portare fuori dei poveri, fuori dei governanti, perché abbiamo un cuore di carne, non un cuore di più, ecco questo. Signore, ti voglio chiedere che questa chiesa sia veramente sensibile al suono del grido delle persone che hanno bisogno di te. Che ci sia la sensibilità di sapere esattamente che, come ha detto Benedino, laddove veramente c'è la fede è piccola e il supporto è piccolo, veramente tu amplifichi questo in un modo incredibile, tutti i benefici, tutte le benedizioni. Ti chiedo di ristorare anche il cuore di Rino, che possa veramente procedere in questo mandato in un modo leggero, sapendo che tu te ne occupi, Signore. Anche qua, nuovamente, Signore, lasciamo davanti alla tua croce il peso del fatto che alcune cose non le vediamo cambiare, ma sappiamo che in te c'è il cambiamento, c'è la guarigione, c'è l'amore, Signore. Grazie per Rino, grazie per la sua vita, grazie per quello che fa, come sei venuto a Rino. Grazie. Ok.
apprezzato il colore giallo del territorio. Un secondo, fermi tutti, velocissimo, vorrei un attimo che Elisa venisse qua, perché siamo sensibili al grido di persone molto distanti da noi che vivono situazioni difficili, ma siamo una chiesa locale e ci sta a cuore tanto quanto anche la vita delle persone che vivono questa chiesa e ognuno di noi. Quindi ci amiamo come amiamo i bambini nelle baraccopoli a Calcutta, così amiamo anche le persone di questa chiesa. E Isa ha un peso nello stomaco che stamattina ha messo davanti alla croce del Signore, ma voleva anche condividerlo con voi. Vabbè, il peso consiste proprio nella vita pratica di tutti i giorni, il fare le cose, il dire le cose e riuscire anche ad avere la forza di farle e di dirle le cose. Per esempio, e faccio veloce, a me domenica scorsa ha toccato un po' il fatto delle decime. Io sono sensibile su questo, molto sensibile, per cui ho pensato, dato che io con le mie magagne, e ne ho parecchie anche se non sembra, spendo parecchi soldi per delle medicine, il diabete per esempio, perché un figlio di Dio deve avere il diabete quando sa di poter correre a lui e di sperare di ottenere la guarigione, perché Gesù è la nostra guarigione, no? È vero o non è vero questo? Ecco. E allora io ho pensato questo, che voi preghiate su di me questa mattina, perché io non voglio più avere tutte queste magagne, non voglio più spendere questi soldi per le medicine, e mi sono prefissata che il 50% di queste medicine che non comprerò più le voglio dare per la decima, perché ci sono veramente tante cose da fare nella chiesa, come supportare un bambino a distanza. E poi nel frattempo, questo a proposito, mi ha accompagnato un fatto, che ho visto alla televisione un programma che parlava di questi argomenti e che indica anche il modo di come si può fare, di prendere delle decisioni. E io in quel momento ho deciso che avrei fatto questa cosa questa mattina, che sarei venuta. Oltre a questo mi ha accompagnato un'altra cosa su questo proposito, che lunedì mattina, verso tra le 5 e le 5 e mezza, perché sono anche molto insonne, non riesco a dormire la notte, ecco perché ogni tanto può capitare che mi viene, che si appende la testa, ecco. E benché prendo qualcosa per dormire, ho smesso di prendere farmaci, ecco, prendo la melatonina, che è una cosa naturale, per cui la posso prendere tranquillamente. Però nonostante ne prendo due, io non dormo lo stesso. E vabbè, sta di fatto che prego nel mio letto perché casa mia è freddissima, ma non perché non accendo i caloriferi, perché la notte li spengo anche per risparmiare un po', perché abito a tetto e il gelo viene dal tetto proprio. E dicevo, mi ha accompagnato un'altra cosa, che questo lunedì mattina io ho fatto un sogno non strano, cioè ho sognato di essere qui in questa chiesa e che all'angolo lì così, dove ci sono i musicisti, c'era un gruppo di persone. Tra queste persone c'era Gigi Papini e Carla, che pregavano, che c'era un gruppo che pregavano, e qualcuno, io ero seduto al mio solito posto di una volta lì così, mi ha detto: Isa, guarda che lì succedono i miracoli, vai. Io sono andata, sono arrivata qui davanti e ho cercato di inginocchiarmi sulla pedana, perché per me io dovevo inginocchiarmi e cercavo di farlo. Se non che avevo tanto dolore alle ginocchia, ma un dolore che ce l'ho, non è una cosa, che ce l'ho questo dolore alle ginocchia, che non ce l'ho fatta proprio. A un certo momento mi sono alzata e non mi sono sentita improvvisamente guarita. Sono rimasta in piedi, ma il dolore era talmente forte che mi sono svegliata. È successo che mercoledì pomeriggio, io sono uscita piano piano per andare a fare la spesa,
ma non la faccio la spesa che me la porta a casa, me la faccio portare dai commessi della PAM. E sono caduta sulle ginocchia, proprio sulla scala. Meno male che non sono caduta in cima, come era successo appena ho iniziato la scala, sono riuscita a tenermi aggrappata alla ringhiera. Invece negli ultimi 2 o 3 scalini, era come se qualcuno mi avesse fatto uno sgambetto e sono caduto. Ho sentito un dolore terribile su tutte e due le ginocchia, da considerarsi che su quello destro c'ho una protesi, quindi io il mio timore è che questa protesi potesse spostarsi, perché la botta è stata terribile. Vabbè, sta di fatto che mi propongo sempre questa cosa, prego perché questa cosa potesse accadere questa mattina, e stamattina mi sono svegliata alle 5, mi sono sentita proprio che non potevo muovere le braccia dai dolori, le gambe, le ginocchia, tutte le articolazioni, me le sento ancora indolenzite, ecco. E dicevo, vabbè, vuol dire che stamattina non ci vado. Mi sento, poi a un certo momento ho detto, Isa, ma tu, ma io quello, Isa non sono stata io che me l'ho detto, è come se me l'avesse detto il Signore, Isa, ma tu ti fai abbattere da una cosa così? E questa è stata la molla che mi ha fatto scattare proprio giù dal letto e sono venuta. Ecco, perché questa cosa deve essere fatta questa mattina. Io non voglio più spendere soldi per medicine e chiedo al Signore che mi guarisca. Non lo so, non credo di chiedere troppo, alla sua potenza, alla sua infinita potenza. Poi Lui vuole che noi stiamo bene e che se c'è qualcosa che non va, ci rivolgiamo a Lui. Visto che io da sola non ci riesco, lo chiedo a voi. Questa mi piace pensare che questa qua sia una chiesa che non crede alla parola di Dio a spizzichi bocconi. Io voglio essere certo del fatto che, come crediamo nei miracoli che il Signore ha fatto, crediamo che il Signore ci dà la potenza di poter veramente essere dei tramiti del suo amore, del suo potere. Quindi vi chiedo veramente di pregare per Isa, di pregare per la sua guarigione completa, come abbiamo fatto per Simeon, per Samuele fino a poco tempo fa, e ricominceremo a farlo presto. Non smettiamo di pregare veramente e chiedere al Signore di essere potente nelle nostre vite, sia dal punto di vista spirituale che dal punto di vista materiale. Quindi stamattina voglio veramente ringraziare il Signore per Isa, grazie per la molla che l'hai fatto scattare dentro per venire questa mattina. Sai quanto è importante per noi, sai quanto è fondamentale per questa chiesa, sai quanto è importante ai tuoi occhi, Signore. Ti ringrazio per l'enorme fede che ha, il fatto che il suo cuore sia veramente ripieno del tuo amore, e che stamattina abbia scelto di sua sponte di abbandonarsi alle tue mani, che tu possa veramente guarire le sue ferite, guarire il suo dolore, Signore. Che questo 50% di medicine in meno, quel che sarà, è tutto nelle tue mani, è tutto, tutta la sua vita è nelle tue mani, Signore. Non ci limitiamo alle ginocchia, non ci limitiamo alla stanchezza, al freddo, a tutto il resto. Doniamo tutta Isa nelle tue mani. Che veramente tu possa riempirla completamente, guarirla e renderla una persona nuova, Signore. Siamo consci del fatto che tu puoi muovere le montagne, Signore. Ti chiediamo di veramente questo miracolo per lei. Nel tuo nome. Amen. Adesso procediamo con gli annunci. Intanto vi ricordo che appena Aida riesce a... Ok, allora lunedì mattina chat di preghiera su WhatsApp alle 8, e è un bellissimo momento che continua poi durante tutta la settimana, un momento in cui possiamo pregare insieme anche attraverso un sistema tecnologico, però riempie il cuore delle persone che vi partecipano, e speriamo che
le preghiere si diffondano in tutta la chiesa. Se volete sapere come si fa, chiedete a Samuela, che è qua presente in chiesa, oppure a me, per essere inseriti nella chat di preghiera. Mercoledì alle 19 su Zoom, sempre online, il nostro appuntamento a Spasso con gli Apostoli. Ogni mercoledì scopriamo qualcosa di diverso, di nuovo, che ci arricchisce e che ci aiuta a conoscere meglio il nostro Signore. Domenica scorsa Paola ci ha parlato di porte aperte, sappiamo tutti, siamo al corrente della situazione in Siria e in Turchia, e come ha detto Rino, lasciamoci toccare, preghiamo per le persone che in questo momento lottano per la loro vita, per quelle che stanno portando gli aiuti, per quelle che stanno soffrendo. Noi possiamo fare una piccola cosa, riempire questo sacchetto che lasciamo qua questa settimana, questa domenica e anche domenica prossima, e quello che raccoglieremo aiuterà in tre progetti che vedete e che vi manderemo poi nella chat, così li avete presenti e oltre a donare potete continuare a pregare per chi è sul posto. Vi ricordiamo anche il congresso nazionale di Porte Aperte, che si svolgerà a fine aprile. Per chi volesse partecipare, per chi vuole informazioni, si può rivolgere a Aida o a Paola, che sono ben disponibili ad aiutarvi, sia per l'iscrizione che per darvi ulteriori informazioni. Lascio la parola a Sara. Allora, brevemente, non so se vi ricordate, l'anno scorso abbiamo avuto Michele Recupero della Crivop. Crivop è un onlus e sta per Cristiani Volontari Penitenziari. Questa è un'occasione per tutti, aperta a tutti. Crivop si occupa del detenuti sia a partire da dentro che fuori, quindi da quando sono all'interno del carcere fino a fuori, per poterli reinserire. Ha un sacco di collaborazioni e ovviamente i volontari non sono volontari non preparati. Crivo obtiene dei corsi, ne terrà uno a breve, cioè a marzo, qui a Genova, e si sono sincerati di incoraggiare tutti quanti a partecipare. Il corso si terrà all'interno del penitenziario di Genova. Ovviamente ci vogliono i nominativi, perché ci vogliono anche i permessi per entrare. Il corso è di una giornata, è tutto organizzato e non determina assolutamente un vincolo all'associazione, quindi è semplicemente parte da un interesse personale che può rimanere lì o può anche magari invece spronare, stimolare a sostenere e a diventare volontario Crivop. Qualcuno in questa chiesa l'ha già fatto anni fa, è molto interessante anche solo a livello personale, anche per la comunicazione con le persone. È un corso che è frontale, ma anche ci saranno opportunità di simulazioni, esperienze, quindi pensateci. Il termine, diciamo, per iscrizione è febbraio. Chi vuole avere più informazioni può venire a chiedermi e datemi i nominativi se vi fa piacere entro febbraio. Grazie Sara, e buon compleanno a Umberto Lupis, che non è qua, non sta tanto bene, ma ti vogliamo bene se ci vedi. Bene, buona domenica a tutti quanti, a domenica prossima.